Immagina questa scena, sei in spiaggia davanti al mare sotto all'ombrellone, ricevi una notifica sul telefono che hai appena guadagnato 1.000 euro mentre stavi prendendo il sole. Anzi, ancora meglio, vai a letto, ti metti sotto le coperte, la mattina dopo ti svegli, controlli il telefono e trovi dei bonifici in arrivo sul tuo conto corrente mentre stavi dormendo. Figo, no? Ciao, sono Bogdan, oggi andiamo a vedere queste benedette entrate automatiche, cosa c'è di vero, cosa non c'è di vero, sono fattibili, non sono fattibili. Preambolo, due cose. Entrate automatiche vogliono dire entrate monetarie o economiche slegate dal tempo, sono automatiche di fatto. Non credo che ci siano entrate automatiche totalmente automatiche, quindi solitamente sono entrate semi-automatiche o comunque c'è sempre un lavoro da fare prima. Uno studio è un lavoro da fare prima. Seconda cosa, a livello mentale, a tante persone non vanno giù queste cose delle entrate automatiche perché pensano che sia lavorare senza fare un tubo. Se sei cresciuto con una mentalità del studio, vai a lavorare, paghi i debiti, aspetta la pensione o comunque hai in testa che bisogna lavorare X ore per guadagnare Y, questa cosa delle entrate automatiche farà un po' di attrito nella tua testa. Però ripeto, esistono, adesso andiamo a vedere, quindi fai pace col cervello. Andremo a vedere sette entrate automatiche che mi sono venute in mente. Ovviamente sotto ciascuna di queste c'è un mondo dietro da studiare, da provare, da testare, eccetera. Non è facile come leggere una lista, quindi però ci siamo capiti. Prima entrata automatica, l'investimento in strumenti e o prodotti finanziari. Mi vengono sempre in mente le azioni, le obbligazioni, eccetera. Quindi tu allochi un capitale più o meno grande, questi strumenti daranno delle percentuali a cadenza, dipende dallo strumento, quindi ci sarà un ritorno in percentuale in base al capitale, messo. Ovviamente il capitale in questo caso deve essere decisamente importante rispetto che ad altre che andremo a vedere. Seconda entrata automatica, il mercato immobiliare, diciamo la più classica delle entrate automatiche potrebbe essere l'affitto, quindi io compro un immobile, lo metto in affitto e effettivamente il locatario mi pagherà mensilmente quello che è la locazione, appunto. Un'altra cosa interessante del mercato immobiliare è il rent to rent, quindi le sublocazioni. Quindi io prendo in affitto un immobile, di solito si usa nelle città d'arte oppure in zone di villeggiatura, quindi prendo in affitto un immobile e a mia volta lo affitto per magari brevi periodi, così che posso aumentare appunto l'affitto settimanale. Terza entrata automatica, molto interessante, quella relativa all'investimento in aziende già create o ancora da creare, quindi ci sono delle aziende già pronte, io subentro come socio e riceverò appunto delle entrate in base appunto all'andamento dell'azienda, oppure semplicemente mi apro la mia azienda sperando di andare bene. E ovviamente ricevendo delle entrate automatiche dagli stipendi, rimborsi e quant'altro. Quarta entrata automatica, tutto quello che è relativo al business online. Quindi, ad esempio, mi viene in mente la creazione di un e-commerce, faccio degli accordi con dei grossisti, semplicemente poi li rivendo al dettaglio utilizzando internet, creando un mio sito, eccetera. Collegandosi all'e-commerce si potrebbe fare anche in dropshipping, quindi faccio un accordo con un grossista, non ho bisogno di giacenza, quindi di magazzino, quando mi arrivano gli ordini li giro al grossista e il grossista direttamente li manda al cliente che ha ordinato. Ma poi c'è anche Amazon FBA, c'è lo stesso YouTube che la creazione di contenuti può durare per anni sulla piattaforma e può generare nel corso del tempo delle entrate più o meno grandi, dipende uno che tipi di video fa. Quinta entrata automatica, molto interessante, sono le opere di ingegno.
Nelle opere d'ingegno c'è tutto ciò che una persona può creare, quindi riguarda anche i brevetti. Mi vengono in mente i diritti d'autore, le royalty, le creazioni di software, magari di app. Io ad esempio creo un software, lo posso far noleggiare e quindi riceverò dei soldi per il noleggio del software che ho creato. Ma lo stesso, ad esempio, un artista che crea una canzone avrà dei diritti d'autore su quella canzone per sempre, quindi ogni volta che quella canzone verrà utilizzata io percepirò da artista un compenso. Lo stesso vale per i libri: una persona può scrivere un libro, una collana, quel che sia, riceverò dei diritti d'autore, delle royalty sopra tutto quello che ho creato. Un'altra cosa molto interessante che forse viene usata non tanto spesso in Italia sono le community, quindi creo una community su un argomento specifico, non so, suonare la chitarra, preparare le torte in casa o quant'altro. In quella community molto verticale io andrò a vendere magari degli infoprodotti oppure dei prodotti legati magari a delle aziende con cui farò delle partnership e appunto avrò delle entrate indirette da tutto ciò. Siamo arrivati a 6 entrate indirette e una persona comincia a dirsi: sì, ok, però io non ho capitale per comprare azioni, non ho capitale per comprare immobili, per creare aziende, non sono un cantante, non sono uno scrittore, che diavolo faccio? Come faccio a crearmi un'entrata automatica? Beh, ho lasciato l'ultima non a caso, ossia quella legata alle entrate automatiche da reti commerciali di network marketing. Quindi network marketing non è nient'altro che un sistema di vendita al dettaglio in cui una persona può creare delle vendite indirette, quindi delle entrate indirette. Più grande la rete commerciale che una persona crea, più grandi saranno le entrate indirette che una persona può percepire. Ovviamente su questo argomento ho fatto un video dedicato, quindi magari vattelo a vedere. Lascio qua sotto il link per far sì che le persone inizino a crearsi entrate automatiche legate al network, perché penso che sia la cosa più accessibile di tutte, perché con qualche decina di euro una persona può partire nel giro di qualche ora e assolutamente è altamente scalabile come le altre entrate automatiche, appunto. Se ti piace questo video, campanella, solite robe, e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!